Buonasera a tutti, ai presenti e a tutti coloro che sono collegati tramite la piattaforma webinar. Introdurre questa conferenza di architettura dopo le parole che ci hanno preceduto è compito arduo. Mi scuso se ci sarà un tracollo rispetto alla tensione che abbiamo tutti percepito, almeno che è palpabile in questa sala, ma il ruolo che mi compete questa sera impone di fare questa cosa. Il ciclo di conferenze Fare Spazio mette in scena questa sera il secondo appuntamento, ospitando l'architetto Giacomo Guidotti, titolare con la sorella Riccarda dello studio Guidotti Architetti, che ha sede a Montecarasso in Canton Ticino. Entrambi i colleghi si diplomano presso il Politecnico di Losanna e dal 1997 lavorano insieme a Montecarasso, realizzando sul territorio ticinese architetture sia private che pubbliche. Sono entrambi allievi di Luigi Snozzi, con il quale seguono da molti anni il Seminario Internazionale di Montecarasso, ma dal 2001 al 2004 sono stati assistenti rispettivamente dei professori Botta, De Vigne, Zumthor e Giraudi presso l'Accademia di Architettura di Mendrisio. Nel 2006 espongono alcuni lavori recenti all'Architecture Museum di Basilea e nell'ambito della rissegna Giovani Architetti Svizzeri. Le loro opere e i loro progetti sono stati pubblicati su numerose riviste, sia nazionali che internazionali, da Archi, che come molti di noi sanno è la rivista svizzera di architettura, ingegneria ed urbanistica, a Hochparterre, all'italiano il giornale dell'architettura, nell'ambito di uno scritto intitolato Tra le montagne svizzere alla ricerca del genius loci, così come nella rivista Svizzera Werk in un saggio Dialogo sul mestiere in Ticino. Questa naturalmente è solo una sintesi delle numerose pubblicazioni dedicate al loro lavoro e potrei dire la stessa cosa per i premi e i riconoscimenti internazionali, ma mi piacerebbe ricordare tra i più significativi riconoscimenti nel 2008 il premio Architettura in Subrica Claudio Baracca, conseguito con la Casa Grossi a Montecarasso, che immagino che stasera Giacomo ci mostrerà, il premio SIA Ticino nel 2012 con la Casa Fiorini, un altro progetto di grande intensità, riconosciuta nell'ambito di questo premio come miglior opera realizzata nell'ambito appunto di questa rassegna. Ecco quindi che nel dare il benvenuto a Giacomo Guidotti e ringraziarlo per essersi reso disponibile, devo però anche brevemente inquadrare il suo lavoro nella cornice più estesa di questa rassegna. Come sapete, come ci ha ricordato Giovanni, il nostro presidente, l'obiettivo del ciclo di incontri è offrire a tutti noi un percorso di approfondimento e formazione sulla progettazione dello spazio e del territorio. Lo spazio, come ben sappiamo, noi architetti, è un bene comune, è oggetto quotidiano del nostro mestiere, soprattutto oggi è un bene limitato del quale riteniamo sia importante, molto importante, averne cura. Oggi siamo sempre più consapevoli che la questione connessa all'utilizzazione più economica del territorio, della sua saturazione, si pone ormai all'attenzione di coloro che sono capaci di guardare, secondo una prospettiva diversa, ritengo, il futuro dell'abitazione del nostro territorio. E Giacomo e sua sorella, nello studio Guidotti, si sono occupati spesso di una prospettiva più ampia dell'abitare, che ha guardato appunto ad una dimensione territoriale, ogni spazio che hanno progettato. I piani urbanistici continuano a prevedere nuove edificazioni a bassa densità, pur considerando la limitata dimensione dell'incremento demografico, che in questo senso, con alcune differenze, però stabilisce un punto di raccordo tra la nostra realtà territoriale e quella del Canton Ticino. Il paesaggio viene occupato da strade, case, capannoni, non solo nel fondovalle, ma anche in alcuni casi sulle pendici, estendendo quindi una condizione di diffusione senza gerarchia e senza disegno. La pianificazione sembra in questo modo soddisfare la domanda di mercato per come si presenta, una domanda che viene interpretata, ahimè, acriticamente dalla politica, che tende a moltiplicare all'infinito un modo di abitare che comporta il consumo della risorsa naturale, suddivisa in mille piccoli recinti privati. In definitiva, tornando al tema fare spazio, un drammatico spreco di spazio.
Io credo che le opere dei Guidotti in un contesto territoriale che, come dicevo pochi istanti fa, non è privo di contatti con le criticità e le qualità del nostro territorio, affrontino questo tema con colta intelligenza, divenendo un punto di riferimento dei luoghi, degli oggetti di pregio del territorio, che invece è, come sappiamo, diffusamente compromesso dalla grande quantità di edifici indifferenti alla geografia e alla storia di questi luoghi. E questo, per questa ragione il titolo assegnato all'incontro di questa sera, Abitare il territorio, auspica un modo di abitare che non si limita allo spazio domestico della casa, ma estende il proprio sguardo alla città e al territorio che la circonda. Concludo dicendo che fare il progetto per la costruzione dello spazio di vita dell'uomo, che è un obiettivo di molti di noi, significa oggi raccogliere una grande sfida, non solo sul riflettere sulle modalità di abitare ed appropriarsi quindi di uno spazio privato, quello dell'abitazione, ma anche e soprattutto superare l'attuale condizione di bassa densità diffusa, introducendo magari anche nuovi modi di abitare, nuove relazioni a scala territoriale, non venendo meno alla vocazione urbana che ogni piccolo segno, un muro, una casa, un complesso più esteso magari, può contribuire a definire costruendo appunto la città. In questo quadro quindi la ricerca paziente del lavoro dei Guidotti, la loro attenzione alla città-territorio e alle relazioni tra paesaggio, geografia ed architettura si condensa in forme apparentemente semplici ma che in realtà rivelano la complessità della città. Ringrazio quindi Giacomo di essere tra noi e lascio a lui la parola. Grazie. Vabbè, devo cominciare dicendo che la serata è cominciata abbastanza col botto. Mi è venuta un po' un'ansia da prestazione dopo aver sentito le parole di Marco Ghelotti, che ringrazio. E soprattutto dopo aver sentito i testi che sono stati letti in entrata, che mi hanno sinceramente emozionato, per questo ringrazio la signora che li ha letti in modo esemplare, in modo molto bello. E cercherò di azzerare un po' tutte le emozioni e di raccontarvi quello che facciamo in estrema semplicità. E magari prima di cominciare a mostrarvi i progetti che abbiamo scelto di farvi vedere questa sera, vorrei dire un paio di parole sul territorio ticinese, che è un territorio che non è molto differente da quello che ho visto oggi arrivando in Valtellina, che quindi conoscete in parte, conoscete già, sicuramente lo conoscete per magari averlo visitato, ma lo conoscete anche perché è una realtà molto simile alla vostra. E il Ticino è l'unico cantone della Confederazione Svizzera che si trova completamente al sud delle Alpi. È un territorio che è coperto o è occupato per il 90% della sua superficie da montagne, quindi non c'è bisogno di spiegare a voi cosa sono le montagne. Le montagne sono dei luoghi estremamente belli da guardare, da vedere, ma assolutamente inabitabili e assolutamente inutilizzabili per quello che sono le attività umane, come vivere, abitare, lavorare, eccetera, eccetera. Penso che la stragrande maggioranza, non voglio lanciarmi in percentuali che poi sarebbero ridicole, ma la stragrande maggioranza di tutte queste attività centrali alle attività umane si svolgono sotto i 600 metri di altezza. Questo territorio, quindi detto, è formato per il 90% da montagne, il rimanente 10% sono i fondovalli. In questo 10% sono concentrate tutte le attività umane, circa il 50% è agricoltura e la rimanenza, il rimanente 50% è territorio attualmente già edificato o comunque territorio edificabile, per cui si può dire che il 50% del territorio ticinese è già costruito o comunque costruibile, e questo la dice lunga sul tipo di città che si è formato in questo fondovalle, che è un territorio praticamente che va dal nord, quindi dal passo del San Gottardo fino al valico di Chiasso-Brogeda, che forse tutti conoscono. È un territorio attraversato da anni, da secoli, da infrastrutture di trasporto, e ha subito un'accelerazione notevole a partire dalla fine dell'Ottocento, scusate, con l'arrivo della ferrovia, della Gotthardbahn, quindi del traforo
ferroviario e poi è stata completata negli anni 70 con l'arrivo dell'autostrada e anche col foro del Gottardo. Questa città che si è formata in questo fondovalle è una città lineare, è una città senza qualità, è una città che non ha avuto uno sviluppo, diciamo, da un centro verso un esterno, quindi non è una città che ha avuto uno sviluppo da un interno verso un esterno, da un centro verso una periferia, come altre agglomerazioni urbane che si conoscono, una sicuramente per tutte Milano, ma anche città più piccole come comunque Zurigo, Berna, città sull'altopiano, città con un altro territorio, sono delle città che sono cresciute in modo concentrico. Il Ticino non ha avuto questo tipo di crescita, ma è cresciuto in modo molto più disorganizzato, non è cresciuto in modo espansivo, ma è cresciuto in modo riempitivo. Praticamente la città Ticino è diventata una specie di conurbazione, è cresciuta al suo interno occupando gli spazi liberi in modo abbastanza casuale e unendo quelli che erano i vecchi borghi, le vecchie città storiche tradizionali, che sono grosso modo le città di Bellinzona, di Locarno e di Lugano, formando una città unica, diffusa, che va praticamente, c'è già chi dice che è una città unica quasi collegata a Milano, comunque sicuramente da Chiasso a Bellinzona non si ha la sensazione di uscire da un luogo per entrare in un altro, ma è tutto abbastanza indistinto. Qual è la caratteristica di questa città che si è formata senza che poi gli architetti o i pianificatori se ne accorgessero? Praticamente le caratteristiche sono essenzialmente tre. La prima è che questa città è una città estremamente con un tasso di occupazione al suolo estremamente elevata. L'abbiamo detto prima, sono il 50% della superficie abitabile è già abitata o abitabile, comunque potenzialmente costruibile. La seconda caratteristica è che ha un tasso di sfruttamento estremamente bassa. In Ticino ci sono 2.800 km quadrati, la metà del 10%, quindi 140 km quadrati sono edificabili e abbiamo appena 350.000 abitanti, per cui se si fanno dei calcoli rapportati, che adesso non sto qui a entrare nel dettaglio, si arriva a un indice di sfruttamento del suolo dello 0,1, per cui vuol dire che praticamente il 10% di un metro quadrato potenzialmente costruibile è di fatto costruito, ed è una densità che evidentemente che non ha più senso, cioè una densità che nasce in anni in cui il territorio era un bene di consumo, oggi è stato consumato quasi tutto, per cui va assolutamente ripensato in questi termini. E la terza caratteristica è che questo territorio è costruito sostanzialmente attraverso una forte mescolanza. Abbiamo detto, non è di tipo espansiva la crescita, è di tipo riempitivo, per cui ci troviamo spessissimo a dover lavorare con realtà che sono delle realtà funzionali molto diverse, messe una di fianco all'altra in modo assolutamente casuale. Abbiamo zone artigianali che sono mescolate a zone di quartieri storici o comunque quartieri di villette. Tutto questo è mescolato senza nessun criterio. Un'altra realtà è la mescolanza storica, l'ho detto appena adesso, ci sono appunto questi centri storici che sono accostati a quartieri anni 70 o comunque quartieri contemporanei senza nessun criterio, senza nessuna apparente logica se non quella della speculazione fondiaria. E poi in terzo luogo anche una grande mescolanza di tipologie. E queste tipologie sono case alte, basse, larghe, strette, abitazioni collettive, abitazioni a schiera e chi più ne ha più ne metta. In tutta questa realtà diciamo che abbiamo avuto la fortuna, è stato detto prima,
di lavorare in un comune che da 35 anni sta tentando una via diversa, che è il comune di Montecarasso. Il comune di Montecarasso, magari vale la pena dire due parole su questo progetto. Poi ho visto che ci sarà, a concludere questa serie di conferenze, ci sarà Luigi Snozzi, per cui ve ne parlerà senz'altro meglio lui, però un paio di considerazioni le devo fare, perché poi sono un po' gli elementi che a noi stanno a cuore quando dobbiamo lavorare in questo territorio. La prima considerazione è che tanto il progetto è basato su due punti fondamentali. Il primo punto è quello che un comune, un quartiere, chiamiamolo, perché poi Montecarasso non rifiuta di far parte della conurbazione ticinese di cui ho parlato prima. Montecarasso assume pienamente questa realtà e cerca semmai semplicemente di riconoscersi come quartiere, quindi cerca di diventare un quartiere all'interno del quale le persone che vi abitano possano riconoscersi, per cui non un'entità separata o disgiunta dal resto della città Ticino, ma un quartiere con delle qualità specifiche. Per dare queste qualità specifiche l'architetto Snozzi ha creato la parte che è quella forse più conosciuta di tutte, che è il centro storico, il centro di protezione monumentale, ossia ha creato al centro del villaggio, ha creato una piazza, un vuoto pubblico, un vuoto urbano attorno ai monumenti, che sono dei poveri monumenti, non stiamo parlando di monumenti di chissà che importanza, però sono la chiesa, un vecchio monastero rinascimentale, un cimitero, il vecchio municipio, eccetera eccetera. Attorno a questi spazi ha creato un vuoto urbano nel quale si trovano tutte le attività principali, le attività collettive. E la seconda parte del progetto, che è quella che interessa più a noi, perché è quella di fatto sulla quale poi dobbiamo lavorare quotidianamente, con la quale abbiamo la fortuna di confrontarci quotidianamente, è quella del contesto, vale a dire questo centro storico, per poter riconoscersi come elemento centrale, elemento dominante di tutto il comune, per essere visto, per essere letto, per essere messo in evidenza, ha bisogno di un contesto significativo attorno che lo faccia risaltare. E questo contesto significativo è il contesto abitativo, fatto anche di banalità, ma comunque fatto di densità. Per cui la seconda parte del progetto di Snozzi, che è il piano regolatore che ha accompagnato il progetto del centro, è un piano regolatore che, rispetto ai piani regolatori dei comuni attorno a Montecarasso, prevede, tanto per intendersi, il doppio della densità prevista negli altri comuni. Se la densità media degli altri comuni è dello 0,5, l'indice di sfruttamento, ecco che qui possiamo arrivare fino a un indice dell'1. Evidentemente non è un indice di una grande città, non è un indice urbano che si potrebbe attribuire o ci si potrebbe aspettare di una grande città, è un indice comunque che permette di raddoppiare la popolazione. E se confrontiamo con i dati che vi ho detto prima, dove in Ticino attualmente, con un'occupazione del suolo di quasi il 50%, si arriva a un indice di sfruttamento dello 0,1, ecco che a Montecarasso, con un indice dell'1, se tutto il Canton Ticino prendesse a modello Montecarasso, ecco che il Canton Ticino potrebbe avere 3 milioni e mezzo di abitanti e tutti vivrebbero in una città assolutamente non alienante, assolutamente non iperdensa o sovrappopolata. Questo la dice lunga. Comunque Montecarasso, che dal 79, quando Snozzi ha cominciato il progetto, a oggi ha praticamente raddoppiato la sua popolazione, va detto che l'ha fatto senza aumentare di un solo metro quadrato le aree edificabili. Ecco che allora in questo senso si può parlare di gestione del territorio comunque diversa, una gestione del territorio dove questo tipo di crescita fatta per riempimento si pone come problema principale quello di cercare di introdurre degli elementi che sono capaci di fungere da cerniera del contesto disomogeneo di cui abbiamo parlato prima. Bene, cercherò di mostrarvi adesso dei progetti che poi voi mi fermate quando siete stufi di sentire.
Ecco, allora i primi tre progetti sono tre progetti di abitazione collettiva, sono dei piccoli progetti di abitazione collettiva, 4, 6 e 6 appartamenti, tutti e tre a Monte Carasso, e poi ci saranno tre progetti di abitazione monofamiliare e eventualmente un progetto ancora di abitazione collettiva che è l'unico che non è realizzato a Monte Carasso. Il primo progetto, dicevo, è Residenza Pedemonte, che si trova in questa zona, quindi se questo è il centro del villaggio di cui vi ho parlato prima, Residenza Pedemonte si trova proprio ai piedi della montagna, la parola stessa lo dice, e si trova in un quartiere molto, molto tipico di quello che vi ho spiegato prima, nel senso è un terreno già precedentemente occupato da due edifici di abitazione plurifamiliare, questa è una palazzina anni 70 senza nessuna qualità architettonica, questa era la vecchia casa parrocchiale che è stata poi ampliata negli anni 70 e trasformata in abitazione plurifamiliare, ci sono tre appartamenti, in questa zona vediamo un pezzo di nucleo di questi piccoli nuclei storici senza qualità architettonica alcuna, sono delle piccole casette con stalle e sono dei nuclei senza delle grandi qualità architettoniche, ma comunque con delle qualità a livello di impianto e quindi di gestione anche dello spazio pubblico. Poi da questa parte vediamo l'arrivo della strada cantonale degli anni 70 e attorno ad essa cominciano le prime costruzioni a padiglioni, quindi che arrivano e occupano il territorio in modo abbastanza disorganizzato. Con l'arrivo di Snozzi, dal suo nuovo piano regolatore, queste parcelle raddoppiano il loro potenziale edificatorio, per cui i proprietari si rendono conto che in modo praticamente gratuito si ritrovano a poter raddoppiare la superficie abitabile sui fondi di loro proprietà. E un'altra cosa interessante è che i due proprietari si rendono conto che se si mettono d'accordo e riescono in più a trovare anche degli accordi tra privati, riescono meglio a sfruttare questa cosa, creando anche degli spazi collettivi comuni di qualità. Per cui il progetto tiene in considerazione i due edifici preesistenti e propone di edificare un nuovo edificio su questa ala praticamente ed immaginarne un terzo per il futuro, no scusate, un quarto per il futuro che si mette invece sull'altra ala. E l'idea di questo progetto molto semplice è quella di riuscire a comporre con le due preesistenze, di riuscire a comporre i due nuovi edifici e a creare una specie di isolato, quindi in un posto dove gli spazi esterni non avevano nessuna qualità, una specie di isolato all'interno del quale si trova uno spazio comune di gioco per i bambini e all'esterno vediamo invece tutte le macchine che rimangono sull'esterno. Data la densità di questo terreno, quindi un edificio anni 70 di fronte, uno dietro nuovo che stanno costruendo, l'idea chiaramente è quella di sfruttare tutta l'altezza e malgrado si tratta in questo caso di appartamenti, un'altra idea era quella di cercare di dare il più possibile le qualità col prezzo, quindi con il costo di un appartamento, di cercare di dare delle qualità che potevano essere delle qualità paragonabili a quelle di una casa individuale monofamiliare, per cui cercando anche di evitare di creare delle differenze di qualità tra chi abita sopra, quindi ha più luce, più vista, e chi abita al piano terra in un quartiere come questo che si densifica, che ha subito le porte d'entrata dei vicini e poco di più. Allora l'idea fondamentale è stata quella di creare degli appartamenti su tre piani in modo tale che al piano terra si trovassero le zone notte, abbiamo un'entrata con un atrio che funge sia da distribuzione che poi da sala per i bambini, delle piccole camere da letto e poi man mano che si sale si trova una zona giorno, qui vediamo un soggiorno e qui due altre camere, poi si sale di nuovo, si trova la cucina con la doppia altezza sul salone sotto, una prima corte sopra al piano, quindi al secondo piano, e poi salendo ancora si arriva su un tetto terrazza che si apre completamente sul paesaggio e quindi si libera dal contesto stretto e buio del piano terra per andare a cercare delle viste nel paesaggio, che poi è un paesaggio molto simile al vostro, quindi con delle belle montagne e delle belle viste lontane.
importante per questo progetto chiaramente era la sezione, perché doveva servire, oltre che portare le persone una volta entrate al piano terra, riuscire a portarle nelle zone giorno che si trovano ai piani superiori, doveva anche servire alla luce per fare il percorso inverso, praticamente attraverso a questo cortile esterno e questa doppia altezza la luce può scendere e arrivare fino alla quota di entrata. Vediamo questo edificio inserito nel contesto, quindi vediamo un contesto che piano piano si densifica, la relazione tra le vecchie case e le nuove non è di tipo di linguaggio, di tipo architettonico, ma è semmai di tipo piuttosto legato alla relazione dei volumi, degli spazi, delle entrate e quindi della struttura delle costruzioni stesse. Quest'idea di questa facciata che omogenizza il tutto è anche un'idea che viene un po', lo vedremo in altri casi, dalla volontà di ridurre al minimo gli elementi formali degli edifici. Questo non è per un bisogno, per una voglia di un minimalismo, magari anche un po' alla moda oggi, ma è veramente nel tentativo di cercare di trovare un minimo comune denominatore che è capace di condensare all'interno di un gesto formale unico un elemento che riesce a rispondere a tutte le differenze, a tutti gli stimoli del contesto circostante. Per cui in questo caso specifico siamo riusciti con questa griglia di legno praticamente a creare una specie di involucro molto omogeneo che copre tutte le funzioni diverse, tutti gli aspetti, molto un piccolo edificio ma internamente molto articolato. Con questo elemento unitario sull'esterno abbiamo trovato un elemento che era capace di ridurre formalmente la complessità del volume e nello stesso tempo di calmare un po' il gioco in un quartiere dove c'erano già comunque tante altre cose. Vediamo dei dettagli, quindi quando la griglia passa davanti ai cortili e si vede in trasparenza la parte dietro. E poi queste liste di legno servono evidentemente come brissolei e anche per la privacy, funzionano in questo senso. Questa è la parte interna, quindi vediamo la zona del soggiorno dove c'è la doppia altezza. Va detto che anche per delle questioni di costi, legate molto stupidamente ai costi, tutta la realizzazione di questo edificio è stata fatta con materiali molto grezzi, il betone apparente interno, le pareti di gesso non sono state pitturate, la scala, abbiamo chiesto al metalcostruttore qual era la scala più economica che riusciva a costruirci, l'ha praticamente disegnata lui, l'abbiamo solo messa un po' a posto, per cui la ricerca non è di cercare un dettaglio di qualità estetica, ma di cercare un dettaglio funzionale all'idea. Va detto che questa scelta formale tipologica aveva anche degli sprechi abbastanza evidenti a livello di volumetria, che quindi in un modo o in un altro abbiamo dovuto assorbire con scelte formali molto semplici. Qui saliamo, vediamo, questo è il cortile sopra, saliamo verso la luce, per cui arriviamo nella zona della cucina, poi si esce in questo cortile, si sale e alla fine si indovina sopra il tetto terrazza dal quale c'è poi la vista su tutto il contesto. Il secondo progetto che vi faccio vedere è Residenza Urenna, di pochi anni dopo, insomma si è costruita quasi in concomitanza ed è poco lontana da quella che vi ho appena mostrato. E anche qui ci troviamo di fronte a uno di questi quartieri estremamente, una di queste zone estremamente tipiche di questa città diffusa, che sono è questo terreno vuoto. Qui dietro intravediamo la strada pedemontana, quindi che è la vecchia strada che passa attraverso il nucleo. Possiamo indovinare queste costruzioni, che sono delle costruzioni anche qui contigue, ma sono essenzialmente stalle e cascine di poco valore, poco pregio architettonico. L'arrivo della strada della Cantonale e qui cominciano le prime palazzine, i primi palazzi di abitazione collettiva messi lì in modo un po' casuale. Diciamo che l'idea principale di questo progetto, proprio per la presenza di questa strada cantonale e per la presenza di questo nucleo, era quello di riuscire a dare, anche qui con un elemento formalmente ridotto ai minimi termini, era quello di riuscire ad accogliere le due scale,
a cogliere la scala verso la strada cantonale, quindi la scala verso il traffico, verso la città che avanza, e poi nello stesso tempo riuscire ad accogliere invece una scala molto più puntuale e andare a ricucire una scala molto più puntuale che quella del nucleo che si trova qua dietro. Per cui vediamo che questo piccolo modello di studio, vediamo che sulla strada abbiamo l'edificio con la facciata di 40 metri di lunghezza, con delle finestre a banda, molto semplici, e vediamo invece che dall'altro lato, dove arrivano queste case, queste cascine, queste stalle, l'edificio si mette a pettine e va a cucire puntualmente, a mettersi in contiguità con questi edifici. Piano terra è completamente libero, quindi anche qui è un progetto che, per il quale era richiesta lo sfruttamento massimo di tutto il potenziale edificatorio, per cui siamo riusciti a liberare completamente il piano terra, quindi avere un piano occupato solo dalla struttura, metà della parcella, che questa verso la cantonale, la strada cantonale, è stata utilizzata per mettere l'accesso veicolare e le macchine, e poi invece la parte del giardino, che è sollevata con un portico, crea un'alternanza di piccoli cortili e spazi esterni coperti che si alternano, e gli spazi invece abitati vanno qui puntualmente a mettersi in contiguità con il quartiere retrostante. Piano degli appartamenti è molto semplice, sono praticamente tre blocchi, scala, si entra in una prima terrazza, quindi si entra dalla terrazza, si arriva in un blocco di servizi che separa la zona notte dalla zona giorno, questo corridoio diventa un piccolo studio che dà sulla loggia e che attraverso il cortile guarda la montagna, mentre dall'altro lato ci sono questi soggiorni la cui particolarità è quella di essere aperta in modo indistinto sui due lati, in modo tale che crea longitudinalmente, quindi parallelamente al giardino sotto, crea una vista attraversante su tutto il fondo. Vediamo la sezione longitudinale, quindi sui soggiorni, vediamo che i soggiorni sono attraversanti in questo senso, e sotto c'è lo spazio comune, quindi lo spazio di gioco, lo spazio lo spazio comune a tutto l'edificio. Vediamo che anche in questo edificio, questo per questioni statiche, chiaramente il bisogno era quello di liberare il più possibile il piano terra per riuscire a dare almeno un luogo in tutto il progetto in cui si respirasse una dimensione che non era quella della saturazione della parcella, ma che desse comunque una dimensione altra. Quindi per ragioni statiche, dicevo, abbiamo dovuto mettere un minimo di elementi portanti al piano terra, e per cui tutto l'edificio è portato da questi parapetti che sono delle travi, e questo fa sì che lungo tutto il perimetro abbiamo sempre la stessa finestra a banda che gira, quindi sia sul lato della cantonale che sul lato del nucleo abbiamo lo stesso elemento formale, che anche qui cerca di fare una sintesi e cerca di rispondere alle differenti parti. Questa è la sezione nell'altro senso, trasversale, dove vediamo appunto la parte coperta delle macchine e la parte dall'altra parte del giardino, sui cortili. Alcune immagini solo, questa è la vista sulla strada cantonale, quindi l'edificio appare come un edificio unitario, alla grande dimensione. Dettaglio. Vediamo assieme, quindi si intravedono i tre blocchi, lo zoccolo sul quale si poggia, i garage sotto, e questa diventa una scala che non è più la scala di Monte Carasso, ma la scala della cantonale che arriva, quindi la scala della strada. E poi si gira dall'altra parte e su questo lato abbiamo, qui si intravede ancora la densità che arriva piano piano, che si comincia a creare, e qui abbiamo questi elementi, questi pettini che escono e che vanno a congiungersi a queste stalle. Evidentemente il rapporto volutamente abbastanza brutale, diciamo che questi sono comunque degli edifici destinati a sparire, sono degli edifici che non hanno nessuna qualità architettonica, che non meritano in sé un rispetto nel senso
estetico, comunque di protezione dell'edificio, la grande qualità di questi edifici è semmai quella di occupare la parcella in modo intenso e quella di essere costruiti a confine e quella di permettere quindi di arrivare a costruire un contesto di un certo tipo, per cui noi ci immaginiamo che queste col tempo verranno sostituite da altre case che prenderanno la stessa altezza e soprattutto che si metteranno comunque in questo rapporto di contiguità. Terzo progetto, Residenza Rosa, anche qui sempre a Monte Carasso, non siamo più nella zona pedemontana ma siamo nella zona bassa, quindi la zona vicino all'autostrada, la zona forse per molti aspetti la zona meno pregiata, è la zona nuova. Qui vediamo che addirittura abbiamo questi che sono dei capannoni artigianali, questi sono dei magazzini, qui c'è un piccolo quartiere di casette, questo è un piazzale, come vedremo poi dopo nelle foto, un piazzale con le antenne della telefonia mobile, per cui un paesaggio sicuramente non particolarmente idilliaco. Da questo lato c'è l'autostrada, quindi siamo estremamente vicini all'autostrada, e poi qui, da questa parte, esattamente qui a filo di questo edificio che era preesistente, comincia la zona agricola, per cui questi sono campi, vigne e campi, per cui un'altra volta vediamo un terreno dove difficilmente si riesce ad avere un elemento unico, un contesto unico significativo al quale legarsi, ma ci si trova anche qui ancora una volta a dover immaginare un edificio che riesce ad accogliere tutte queste diversità e in un certo senso a farle tutte sue. L'idea principale di questo progetto è che l'entrata principale si fa da questo piazzale, che è un piazzale, l'ho detto, è un piazzale di carico e scarico dei magazzini che ci sono, oltretutto rivolto verso l'autostrada, che però ha una grandissima qualità, che è rivolto anche verso est. Quindi verso est vuol dire, nel caso della vallata qui del piano di Magadino, parallelo al senso di scorrimento del fiume. Quindi è un edificio che ha questo posizionamento, quindi ha due affacci che ci sembravano estremamente importanti, no? Uno è quello dell'entrata, da cui si arriva, in più da cui c'è l'est, e dall'altra parte c'è chiaramente il paese, no? È una cosa che noi non volevamo fare, perché sarebbe stata come si può dire, avremmo creato un retro e non una porta d'entrata. Per noi, anche se si arriva da un piazzale di carico e scarico, è pur sempre la facciata di arrivo e per cui aveva bisogno della sua dignità, no? E non volevamo creare un edificio diciamo orientato verso il paese, con tutte le zone di servizio, con le finestrelle sulla parte verso l'autostrada. Ci sembrava importante riuscire a trovare, nel limite del possibile, di riuscire a creare una tipologia che fosse nello stesso tempo orientata e nello stesso tempo traversante, per poter approfittare della luce del sole, per poter dare una facciata principale all'arrivo e poi comunque per poter mettere le zone di servizio verso la fonte del rumore, la fonte del disturbo. Per cui la tipologia è molto semplice: noi abbiamo proposto un edificio con, credo, se mi ricordo bene, 66 finestre tutte uguali, quindi abbiamo messo sia le finestre che dalle camere e dai soggiorni guardano verso il paese, la stessa dimensione e la stessa importanza delle finestre invece che creano l'affaccio sul piazzale di arrivo, con la particolarità che quelle dietro, cioè quelle sul piazzale di arrivo, sono delle finestre che danno sui servizi, mentre le altre danno su degli spazi principali. E l'idea del progetto è quella che tutta la zona centrale del corridoio è una zona che si apre con delle porte scorrevoli, in modo tale che a seconda dei bisogni quindi si può riuscire ad aprire completamente, far partecipare alla spazialità delle camere, far partecipare le zone di servizio, quindi il gabinetto partecipa della camera, la cucina partecipa del soggiorno, il locale deposito, studio partecipa anche delle camere, e secondo il bisogno invece si poteva chiudere e trasformare in una tipologia semplicemente orientata. Per cui in queste due sezioni trasversali vediamo proprio l'idea del progetto: una è
dove praticamente ci sono i due passaggi con queste porte scorrevoli, lo spazio passa completamente e distintamente sui due lati, e l'altra invece dove c'è la struttura lo spazio è completamente chiuso, per cui l'idea di dare pari dignità a questi due lati e quindi l'idea di non scegliere una faccia principale, questo chiaramente risolvendo anche poi i problemi di abitabilità degli spazi. Queste sono delle piccole foto, mi scuserete la qualità non è un granché, però sono delle foto fatte col telefonino, tra l'altro, però hanno il pregio di mostrare praticamente questo è lato autostrada, questo è il lato paese, quindi con le porte scorrevoli aperte, con le porte scorrevoli chiuse, danno in piccoli appartamenti come questi, che sono dei piccoli appartamenti costi moderati, danno comunque questa possibilità in più di apertura e di luce. Queste sono le elevazioni, quindi sul lato di arrivo, stessa finestra, ripetuta, struttura in cemento armato, e poi lo stesso elemento di finestra di apertura che si ripete. E questo è il lato invece verso il paese. Questa è un'immagine dal paese. E questa è un'immagine dall'autostrada, praticamente questa è la visione dell'autostrada, ed è un'immagine che mi piace molto perché, malgrado l'arrivo sia piuttosto brutale, io credo che questa facciata riesce a dargli comunque una certa dignità, cioè si arriva lì e non si ha la sensazione semplicemente di entrare da un retro di una facciata dimenticata, che è una facciata che dà su un piazzale di carico e scarico. Ecco, questo era un po' l'obiettivo di questo progetto. Facciamo un po' il giro veloce di queste foto, queste sono le viste dall'interno, quindi vediamo, qui si intravede il corridoio e si vede che la luce arriva comunque dai due lati di questo corridoio, malgrado poi da quella parte ci siano i locali di servizio. Ecco, adesso passiamo a tre casette che sono, voi mi dite, funziona? Bene. Tre casette, anche queste costruite a Monte Carasso, e questa è la prima, vediamo qui dove è posizionata rispetto al centro, ed è una delle prime case che abbiamo costruito con mia sorella, e si trova in una situazione molto particolare perché praticamente in questa zona bassa, scusate torno indietro, in questa zona bassa si trova in un punto che per noi è estremamente importante, perché questa strada, che è una strada di chiamiamola tra virgolette di circonvallazione del paese, in questo punto è una delle tre o in realtà quattro strade che penetrano poi all'interno del nucleo e all'interno del paese, per cui rimane, malgrado tutto, malgrado la sua piccola dimensione, malgrado anche la sua povertà, rimane pur sempre una delle entrate principali del paese, per cui da lì si passa per entrare, per accedere poi al centro. Questa era la stalla esistente su questo terreno, che poi il proprietario ha ricevuto praticamente un'intimazione di demolizione perché la stalla stava cadendo a pezzi, per cui era pericolante, e il proprietario è venuto da noi e ha chiesto, già che la devo demolire, vediamo se si riesce a fare qualcosa di nuovo che poi potrò affittare. E la cosa che a noi è sembrata subito abbastanza evidente, questa era la vecchia planimetria della stalla in rosso, il terreno in verde, quello che a noi è sembrato subito evidente è che su questa parcella era estremamente difficile costruire qualcosa di decente, no? Ci sembrava che non tanto perché la forma era difficile, che quello al limite poteva ancora essere un esercizio anche interessante, ma proprio perché la parcella in questo angolo di strada era una delle poche parcelle che rimaneva un residuo del vecchio parcellario agricolo che era stato relativamente, che c'era prima del processo di raggruppamento terreni che è stato fatto negli anni 80, è rimasto lì così con quella forma che non si capisce bene il perché, malgrado queste strade nuove abbiano, e poi queste altre parcelle tutto in giro abbiano una parvenza di ortogonalità, no? Tutto quello che c'è in giro, questa parcella ha o segue una logica, e questa parcella invece ne segue completamente un'altra, per cui qualunque cosa noi
facevamo lì su quella parcella sarebbe risultato come una cosa anomala al resto del contesto, per cui a noi è sembrato subito abbastanza evidente che la cosa importante da fare, il primo progetto da fare, era la modifica della parcella, per cui in un modo o in un altro, prima di disegnare una casa, la casa lì, bisognava ridisegnare il terreno. E non so come funziona qua da voi, ma da noi vi posso assicurare che quando si va dal vicino e gli si propone una permuta di terreno, di solito guarda sempre con almeno un po' di diffidenza, per dirla in modo gentile. Comunque la cosa era molto semplice, a noi sembrava che gli proponevamo una cessione di 22,5 metri quadri, gliene chiedevamo in cambio 22,5, e lo scambio era patta, e lui aveva un terreno dritto che poteva poi edificare in modo più sensato, e noi anche, questo ci sembrava, nell'ingenuità di allora, ci sembrava una proposta che poteva essere accolta, se non proprio con un applauso, almeno con un po' di gentilezza. Invece la cosa è andata piuttosto per le lunghe, il proprietario si è fatto fare, praticamente il vicino si è fatto fare progetti su progetti gratis, dove dovevamo dimostrargli che il suo terreno non perdeva di valore, eccetera eccetera, per cui la cosa è andata piuttosto per le lunghe, però è stato un esercizio interessante, perché alla fine lui ha capito che non aveva nulla da perdere, anzi semmai aveva qualcosa da guadagnare, e ci ha concesso di fare questa permuta di terreno. Fatta la permuta, il progetto in realtà è stato fatto in pochissimo tempo, la casa è estremamente piccola, il terreno fa 120 metri e la casa fa 120 metri, qui abbiamo un piano terra, quindi con un muro che vedremo, un muro portante che porta poi una trave rovescio qua sopra, che divide la zona di arrivo delle macchine dalla zona dietro del giardino. Qui c'è quell'angolo di strada che vi dicevo, una delle entrate al paese, c'è un portico di entrata, al piano terra la casa non ha cantinato, al piano terra c'è un piccolo lato di entrata, un servizio igienico e una cantina, poi si sale, sopra c'è un soggiorno pranzo con al centro cucina, distribuzione, scala, la tipologia è quasi banale, camera, gabinetto, ripostiglio, e questo è tutto. Sezione sul portico di arrivo, e questa è la sezione trasversale. Ecco, un'altra particolarità, una volta riusciti a fare questo sforzo immenso della permuta, diciamo, col vicino, un'altra cosa che ci sembrava importante, noi avevamo un programma di una casa piccolissima, due camere, 120 metri quadri, senza cantinato, eccetera eccetera, per cui era veramente una piccola casa, però, come ho detto prima, posizionato su un angolo piuttosto importante per tutto il paese, ci sembrava poco opportuno, comunque non corretto, di arrivare lì e di mettere un edificio che subisse in un certo senso, in un certo modo, che subisse la sua scala ridotta, no? Per cui ci sembrava comunque poco corretto arrivare con un edificio con la piccola finestrella per il bagno, con il piccolo balconcino, eccetera eccetera, ma ci sembrava importante fare un salto di scala. È una piccola costruzione, l'avete visto, 120 metri quadri in un terreno d'angolo di 120 metri quadri. Quello che volevamo evitare era di cadere nell'aneddotico, quindi nella costruzione della piccola casetta con la finestrella del bagno e il balconcino, e la domanda che ci siamo fatti era di capire qual era non la scala della costruzione, ma qual era la scala del contesto col quale dovevamo confrontarci, per cui formalmente abbiamo cercato di fare una piccola abitazione monofamiliare che riuscisse comunque, per la sua forma architettonica, per il suo linguaggio architettonico, per le sue scelte architettoniche, a dialogare con il contesto che c'era davanti, che abbiamo visto prima, era quel grande vuoto della campagna e soprattutto quella lunga strada di circonvallazione del paese e l'entrata del paese. Per cui ecco che ci sembrava importante riuscire comunque a dare una scala diversa, una scala non domestica a questa costruzione. Questa è, scusate, la facciata laterale, il pilastro del piano terra che porta questa trave rovescio, e questa invece è la facciata sul fronte strada. La costruzione è una costruzione che, per ragioni molto, molto banali, anche molto di opportunismo,
meccanismo, è stata costruita in cemento armato prefabbricato, e la ragione è molto semplice: per questa piccola casa avevamo solo il progetto dell'opera, non avevamo la direzione lavori, per cui, visto che la direzione lavori la faceva il proprietario, che è una persona estremamente simpatica ma abbastanza allegro nelle scelte, nel senso che non è uno che sarebbe stato lì a dannarsi troppo l'anima, abbiamo deciso di fare il cemento armato prefabbricato in modo tale che, comandati, spediti piani, la casa arrivava già impacchettata, era lì, e quindi lui si riduceva al minimo il margine di errore. Ecco, quindi qui sono delle foto del montaggio, degli angoli, passo molto in fretta perché non è molto interessante soffermarsi su questo. Questa è una foto dell'interno, quindi della luce zenitale che porta sulla parete chiusa. Questa è la parete chiusa che abbiamo visto a confine, che è lì pronta per accogliere l'edificazione delle case del vicino, che porta luce nella parte sotto del soggiorno, e questa è la vista della casa dall'esterno, per cui questa grande trave rovescio che sospende quindi tutti i solai della casa, appoggiata su questo muro che è l'unico muro gettato in opera di tutta la costruzione. Questa è la facciata sul fronte strada con la facciata, come si dice in italiano, façade pignon, la facciata cieca che accoglie il vicino. Questa è la foto. Ha detto che il proprietario, che non eravamo mai riusciti a fargli vedere la casa perché era molto sfuggente, lui arrivava in ufficio, gli dicevamo: ma ci sarebbe progetto da vedere, lui diceva sì, andiamo a bere qualcosa. Allora succedeva, scusate, la devo raccontare perché è troppo simpatica, allora non sapevamo più come fare perché il progetto era comunque piuttosto particolare, lui era una persona anche di una certa età e non volevamo comunque che poi alla fine si trovasse lì davanti a una cosa che non gli corrispondeva o che proprio non riusciva a digerire, e questo è successo due o tre volte, fino a quando abbiamo detto adesso lo dobbiamo mettere davanti al fatto compiuto, gli facciamo un bel modello 1:20 grande, così glielo mettiamo sul tavolo, alla prossima riunione lui arriva, dovrà avere una reazione, o gli piace o non gli piace, se non gli piace pace amen, se gli piace tutti contenti. È entrato esattamente come le altre volte, bello, andiamo a bere qualcosa, finita lì. Allora anche ci siamo detti: ok, siamo legittimati, a sto punto possiamo farlo. L'abbiamo montata in pochi giorni, si è visto, sono arrivati veramente in 3-4 giorni, è stata montata, e il proprietario l'aveva costruita per entrare lui con la moglie, no? Allora lui arriva la sera, quando ho finito di montarla, da noi in ufficio, era al settimo cielo, era contentissimo, diceva che il portico sotto lui si vedeva già la sera col tavolino, la bottiglia di vino, e poi gli amici che passavano li chiamavano lì sotto il portico a bere. Il giorno dopo non si sa bene cosa è successo, comunque è arrivata la moglie, che quando l'ha vista non l'ha mai portata, no? a vedere il progetto della casa. La moglie ha visto la costruzione montata e niente, ha fatto l'unico commento, è stato: io in quella casa non entrerò mai. E così è stato, è entrato il figlio, per cui lui non è mai riuscito a approfittare del portico. Ecco l'aneddoto finito lì. Passiamo a casa Forini, che è un'altra casa monofamigliare, anche questa a Monte Carasso. Io credo che adesso accelero un po', perché non voglio abusare della vostra pazienza, voglio almeno riuscire a farvi vedere la partita della Svizzera stasera. Allora, casa Forini è una casa che abbiamo costruito. Allora, il terreno di casa Forini è questo, lo si vede qua dietro, e anche questo è uno di quei quartieri del vecchio nucleo di Monte Carasso, dove praticamente erano costruite in origine queste case di tre piani messe sul bordo strada per creare una specie di fronte costruito, no? che definiva lo spazio stradale, e poi dietro in queste specie di cortili, giardini retrostanti c'erano tutte le vigne, i giardini, gli orti, eccetera eccetera. La caratteristica è che gli unici edifici che erano costruiti lì erano normalmente delle piccole stalle o dei depositi per attrezzi che servivano a lavorare il terreno, la vigna, per gli attrezzi. Praticamente cosa succede? Succede che nessuno fa più questo genere di attività, almeno lì da noi, per cui i proprietari cominciano a
parcellare in piccoli pezzetti le proprietà e poi le vendono per costruire delle piccole abitazioni monofamiliari. Più delle volte sono già terribili la parcellazione dei terreni, perché già come arrivano parcellate dai geometri diventa già quasi impossibile riuscire a fare qualcosa di decente, vengono fatte dagli ingegneri praticamente. Quindi noi siamo arrivati qui, il proprietario aveva comprato questo terreno sapendo che a Monte Carasso si poteva costruire su tre piani, si poteva fare il tetto terrazza, per cui dice vabbè, sono pochi metri quadri, però riusciamo magari a salire in altezza, poi sopra avere un tetto, avere una vista, eccetera eccetera. E così gli abbiamo detto certo, sembra una buona idea, e poi lui ha comprato il terreno, noi abbiamo provato a fare il progetto, ma quello che ci siamo resi conto subito è che in realtà in questo posto, in questo luogo, non si riusciva o era molto, molto poco opportuno introdurre un edificio alto tre piani con ancora in più un tetto terrazza, perché entrava molto semplicemente in conflitto con questi edifici più alti che c'erano a bordo strada, e soprattutto entrava invece in conflitto con questi altri edifici più bassi che si trovavano dietro, per cui abbiamo capito che il committente è stato molto intelligente e molto bravo, perché ci ha seguiti, abbiamo capito che in questo terreno, contrariamente a quello che abbiamo fatto in tutti gli altri progetti che abbiamo fatto vedere, l'idea era piuttosto quella invece di costruire una costruzione completamente su un piano e quindi occupasse completamente tutta la parcella, praticamente a confine con quattro lati. Vediamo un piccolo plastico della situazione che ho appena descritto, e questa è la casa. Praticamente la casa è veramente banale, è semplicissima, c'è un muro di cinta alto 3 metri che si mette a confine su 3 dei 4 lati, e all'interno di questo recinto sopra c'è una trave rovescio sul tetto che sospende praticamente tutto il solaio, e all'interno di questo spazio, di questo recinto, c'è un'alternanza di corti e di spazi chiusi, tutti completamente vetrati, che quindi creano o cercano di ricreare all'interno del muro, cercano di ricreare un paesaggio che è il paesaggio che non sia più verso l'esterno, ma che lo si ricrea verso l'interno. Per cui ci sono semplicemente due blocchi opachi, uno qui e uno qui, dove ci sono i servizi e che danno privacy, intimità alle due camere, quella dei genitori e quella dei figli. Nell'altra diagonale invece la casa è completamente trasparente, completamente traversante, e per cui c'è questa alternanza tra spazio di cortile, zona riscaldata, spazio di cortile, zona riscaldata, eccetera eccetera, e questo gli dà molta profondità alla costruzione, che è una costruzione di 20 metri di lunghezza su 10 di larghezza, per cui anche questo una costruzione relativamente piccola. Poi sul tetto la casa è di un piano solo, questa è la trave che vi ho detto prima, che praticamente appoggia sul muro perimetrale e sospende il solaio. Sul tetto c'è un punto unico dove si poteva, perché la casa non è a confine, dove si può salire, avere un tetto terrazza, per cui avere in un punto una vista particolare, diversa su tutto il resto del contesto, quindi sul paesaggio, sulle montagne e su tutto quello che c'è attorno. Questa è una foto di cantiere, quindi dove si vede bene questa soletta con questi buchi, la sezione longitudinale è questa, soprattutto credo che la sezione di sintesi del progetto, molto semplice, praticamente un muro di cinta, una trave, un tetto, un cortile e un locale riscaldato, e tutta la casa, questa è la sezione trasversale tipo su tutta la casa. Quello plastico per vedere un attimino qui com'è questa zona della terrazza, e questa è la casa inserita nel contesto, per cui la intravediamo là dietro, qui sulla strada abbiamo gli edifici più alti di 2-3 piani, e dietro si intravede invece questa specie di edificio dall'esterno molto austero e molto chiuso. Vediamo, tra l'altro questo è uno dei motivi per il quale abbiamo deciso anche di chiuderci completamente, qui c'è un vicino che ha un garage, e questo è il contesto nel quale ci si trova, per cui in un contesto
contesto del genere è ovvio che nessuno ha voglia di avere il soggiorno al piano terra con una bella vetrata che guarda verso il vicino, cioè è ovvio che non c'è nessuna qualità. Si intravede comunque l'edificio, si mette a confine con i garage, qui c'è ancora un altro locale hobby del vicino, e poi si leggono invece sullo sfondo a contatto con la strada, contigui, gli edifici più alti che erano le vecchie case contadine. Non era ancora sistemato l'esterno, ma comunque il volume lo si vede, e questa è la zona di arrivo, di entrata. Praticamente si vede l'unica apertura verso l'esterno, è questa specie di portone. A noi piaceva l'idea che dall'esterno si aprisse la porta come un portone e che si avesse la sensazione non di entrare in una casa, ma di entrare in un recinto dal quale poi uscivano alberi, vegetazione, eccetera, eccetera. Qui si vede un albero che nel frattempo è diventato molto più grande, per cui anche qui la porta non è una porta domestica, ma una porta piuttosto povera, piuttosto grezza, brutale, che è quasi più un portone da garage. E poi si apre invece, la casa cambia completamente, internamente è molto trasparente, molto luminosa, e si vede qui, molto difficile da fotografare, comunque si vede questa sequenza tra spazi esterni, spazi interni, ancora dietro spazi esterni che portano comunque la luce e che lasciano anche una certa trasparenza. Questo è il controcampo della foto di prima, per cui si riesce all'interno a leggere ancora tutta la dimensione del 20 metri per 10. Foto, un po' il trasloco, ma... Queste sono praticamente, si vede questa soletta che internamente non ha praticamente appoggi, questo spazio che si apre completamente. Casa Martini a Monte Carasso, poi arrivo alla fine, magari l'ultimo non ve lo faccio neanche vedere. Comunque Casa Martini è una costruzione che si trova in questo punto, che è un punto abbastanza eccezionale nel paese di Monte Carasso, perché abbiamo visto tutte le costruzioni sono delle costruzioni che si rapportano con dei contesti estremamente stretti e con dei rapporti di vicinato anche a volte abbastanza imbarazzanti, no? Per cui bisogna sempre salire sul tetto praticamente per riuscire a vedere il paesaggio, per riuscire ad avere uno sguardo e una vista che sia più lontana di 10-20 metri, per cui non si ha mai un rapporto con il paesaggio, il rapporto è sempre con un contesto urbano, comunque con un contesto costruito. Questa casa ha la grande particolarità di essere proprio sul bordo del fiume, il fiume che crea il delta di Monte Carasso, sul quale è costruito tutto il paese, no? Per cui per noi era un'occasione eccezionale, perché arriviamo lì e diciamo, oh, per una volta si può fare una finestra con una vista un po' più ambiziosa. Quindi qui vediamo, è stato disegnato tutto il fiume, l'edificio è questo, chiaramente il primo desiderio era quello di creare una forte relazione con l'elemento di pregio di paesaggio. Però abbastanza subito anche qui ci si è resi conto che sì, c'è la vista da un lato, quindi c'è l'elemento che abbiamo voglia di vedere, però c'è anche l'altro elemento che non abbiamo voglia di vedere magari, ma dobbiamo guardarlo ugualmente. Per noi è comunque la strada, che è lo spazio pubblico, no? Ci sembrava strano, no? In tutti i progetti che abbiamo fatto, che avevamo mostrato, anche se non ne abbiamo mai parlato, per noi la facciata principale, volenti o nolenti, deve essere sulla zona di arrivo, sullo spazio pubblico, che è la strada dove si trova l'accesso. Ci sembra strano che solo perché c'è un fiume bello da guardare io possa permettermi di girare le spalle allo spazio pubblico, quindi al contesto, che è il contesto urbano, e guardare bellamente il fiume. Sì, bello, però è quasi, ci sembra quasi una forma di cortesia, che non si può girare le spalle al paese e alla zona dove si arriva, è una questione di dignità. Per cui ci sembrava importante in questo senso orientare anche l'edificio su questo elemento di strada, che poi tra l'altro si è rivelato molto interessante, perché ci siamo accorti che erano belle sì le viste frontali sul fiume, ma erano altrettanto belle, se non addirittura più belle, le viste parallele al fiume, perché vanno a guardare la montagna, la cascata che c'era in fondo e tutto quanto. Per cui anche diciamo che questa forma di rispetto iniziale ci ha poi anche fatto dei regali abbastanza inaspettati, e comunque
tutta la costruzione è nata, tanto il terreno è molto lungo e stretto, quindi è una costruzione che va a 3 metri per 22, e tutto l'edificio nasce da questi due assi di simmetria, no? Due assi di simmetria, il primo verso la strada, quindi la volontà di guardare la strada, e il secondo invece verso il fiume per poter poi girare questo sguardo e porsi verso il fiume. La casa ha un'altra particolarità, che è nata, doveva essere una casa estremamente economica per una persona sola, che aveva una situazione in quel momento molto particolare e non voleva rinunciare comunque in futuro la possibilità di avere una famiglia, dei figli, eccetera, eccetera, però non poteva permettersi proprio la casa familiare. Allora, in un terreno molto stretto, abbiamo detto 3x22, eccetera, eccetera, abbiamo proposto di fare in realtà due appartamenti, quindi un appartamento planex al piano terra, con l'entrata qui sul lato verso il paese, con accesso da questa parte, e un secondo appartamento duplex in alto, quindi con entrata dall'altro lato, per cui uno entra sotto, trova una camera, un piccolo deposito, bagno, soggiorno pranzo con uno studio qui, e si apre su questo giardino in relazione con questo muro, che è il muro di riparo, un muro bellissimo in pietra di 2 metri di larghezza, che è il muro di riparo del fiume, quindi l'arginatura di riparo del fiume. E l'altro appartamento invece si entra dall'altro lato, si sale nella parte sopra, e l'altro, il secondo appartamento invece, lui guarda oltre il muro, sopra il muro, con una terrazza verso il fiume. Questo è il piano giorno dell'appartamento sopra, questa è la terrazza di cui vi ho parlato, e questo è tutto il soggiorno, una vista dietro, quindi appartamento quasi sopra, è stato quasi pensato come una specie di open space duplex, un appartamento per una persona sola, che poi potrà appropriarsi dell'appartamento al piano terra, casomai ne avesse bisogno. E la particolarità è poi questo piano sopra, camere, doppia altezza, e qui sulla doppia altezza abbiamo quindi questa finestra che invece punta, come dicevo prima, verso la cascata e verso la montagna, quindi parallela al fiume. Vediamo ancora questo elemento della terrazza sopra. Longitudinalmente, quindi, qui vediamo il piano terra, l'appartamento che guarda verso il muro, quindi crea un cortile, qui invece l'appartamento sopra sfasato che guarda verso il fiume, e la sezione longitudinale, vediamo queste due doppie altezze, una con una luce zenitale nella zona pranzo e l'altra invece con questa apertura che dallo studio guarda, come dicevo, verso la montagna. Questa è la sezione sull'appartamento sopra, quindi la parte alta, lo spazio di questa terrazza in doppia altezza, e questo invece è la sezione più avanti, dove c'è l'appartamento sotto del piano terra, che si apre con un rapporto di frontalità contro questo muro. E questa è la situazione, questo qui è il muro di cui vi parlavo, che fa da riparo per il fiume. Da questa parte c'è questo paesaggio molto bello, dall'altra parte c'è il paese. Qui facciamo un po' il giro della casa per vedere un attimino, e qui un po' lo stesso discorso della piccola casa che vi ho fatto vedere prima, Casa Grossi. Anche in questo caso per noi era importante che la dimensione, la scala del balcone non fosse una dimensione legata ancora una volta alla piccola funzione della casa, ma fosse più che altro una dimensione legata al fiume, quindi legata a poter creare un rapporto tra l'architettura e il paesaggio. Questo è il baro lì davanti che fa da zoccolo, verso il paese, quindi si arrivano, e dall'altra parte poi si arrivano ad avere invece delle relazioni molto più vicine, molto più compromesse in un certo senso, ma anche molto più interessanti. Abbiamo poi notato che in queste case uno dice, è bello guardare il fiume, ma ogni tanto diventa anche abbastanza angosciante. In realtà è anche bello avere delle viste più intime invece sull'interno del paese, quindi su situazioni dove si guarda il piccolo giardino, delle situazioni molto più a scala di paese, no? E non semplicemente solo a scala più ampia. Entriamo, questo è il soggiorno, si intravede qui questa finestra sopra che guarda verso la montagna, qui c'è la terrazza, vabbè, la tenda tirata per questo.
si vede il paesaggio, quando avete visto fuori, le viste verso l'interno del paese di cui vi parlavo. Passo piuttosto veloce perché non c'è bisogno di dire un granché. Corridoio sopra. Questo appartamento al piano terra invece, che si apre con le camere verso il paese da questa parte e poi dall'altro lato si apre verso il muro di pietra, e qui la vista non è aperta, ma rimane una vista più intima sul cortile. Immagine. Siete ancora 2 minuti, vi faccio vedere l'ultimo. Ecco. Questo è l'unico progetto che invece non abbiamo fatto a Monte Carasso, per cui è l'unico che vi faccio vedere questa sera. Per cui lo faccio vedere comunque perché è anche l'unica volta che abbiamo avuto la fortuna di fare un progetto in un contesto costruito, quindi estremamente chiaro. No? Abbiamo visto prima, erano situazioni sempre estremamente compromesse, fatte di tante cose disordinate, e dove sempre lo sforzo era quello di cercare di trovare una regola comune o comunque un minimo comune denominatore che mettesse tutti d'accordo. No? E questa volta invece qui a Bellinzona, in un quartiere di Fino 800, quando è arrivata la ferrovia a Bellinzona, i ferrovieri hanno costruito sostanzialmente 2 quartieri di ville, qui lo si trova un po' in questa struttura, sono praticamente dei giardinetti col muro di pietra 80 cm, con la ringhiera sopra in metallo, e poi dentro al centro del giardino questa villa. E questa è una struttura che rimane attualmente intatta, per cui neanche volendo si può fare qualcosa di diverso. Eravamo obbligati a fare sta cosa, l'avremmo fatta anche se non fossimo stati obbligati, tant'è, comunque lavorare una volta in un contesto significativo è anche per certi aspetti più semplice ma anche piacevole. Quello che noi interessava di questo progetto era l'aspetto tipologico, no? Bellinzona è una città che è molto una città che ha una dimensione, ho saputo oggi, simile a Sondrio, ma da quello che si 25.000 abitanti, per cui simile a Sondrio. Quello che Bellinzona ha di meno bello di Sondrio, mi sembra di capire, che ha un centro molto più piccolo forse, e poi invece una periferia molto sfilacciata e molto, molto brutta. In centro è difficilissimo trovare degli appartamenti nuovi o comunque degli appartamenti dove uno riesce anche ad avere qualcosa che non è il solito 4,5 locali con bagno, doppio servizio, atrio d'entrata, balconcino di 2 metri per 2 e finita lì, no? Si riesce difficilmente a trovare qualcosa, un'offerta diversa, e per cui questo c'è poi una spinta molto forte, l'abbiamo vista all'inizio, andare a costruire nelle periferie casette o palazzi d'abitazione collettiva di dubbio gusto. Noi abbiamo avuto la possibilità di fare questa costruzione e ci sembrava simpatico come input di partenza quello di dire che mettevamo a disposizione, praticamente l'idea era quella di moltiplicare in verticale dei metri quadrati di suolo, no? Noi mettevamo a disposione, lo si vede in questa sezione, 120 metri quadrati ogni volta di suolo, all'interno del quale idealmente ognuno poteva fare quello che voleva. Per cui vabbè, l'abbiamo visto, l'idea era quella di mettere una struttura, c'era bisogno per riuscire a realizzare quest'idea, c'era bisogno tanto che l'edificio non fosse orientato, perché se l'edificio fosse stato orientato chiaramente diventava più difficile mettere camere da un lato, soggiorno dall'altro, e quindi fare un tipo di diversificazione tipologica, no? Per cui l'edificio non doveva essere orientato, doveva girare sui 4 lati in modo indistinto, la struttura doveva essere ridotta ai minimi termini, quindi questo per permettere a questi solai e queste solette di rimanere il più possibile proiettati sul contesto esterno, quindi sul resto della città, sul paesaggio, e poi chiaramente i blocchi di circolazione verticale che rimanevano dovevano essere posizionati in modo tale che permettevano il massimo della flessibilità possibile per quello che era il posizionamento delle zone d'acqua, quindi cucina, servizi igienici, eccetera, eccetera. E queste erano un po' le coordinate che ci eravamo dati per, nella nostra idea, riuscire a creare degli open space, quindi degli spazi senza suddivisioni, degli appartamenti con una camera, 2 camere, 3 camere, doppio servizio, eccetera, eccetera. Per cui
Questa era un po' l'idea, no? Attorno a questo perimetro che vediamo qui riscaldato, l'idea era di far correre un balcone su tutto il perimetro, anche qui con un sistema di tende per la questione della protezione solare, ma anche della privacy, che riuscisse appunto a cancellare, perché non è il termine giusto, ma far convivere le differenti tipologie. Il risultato, questa è sostanzialmente la pianta, ci sono questi tre elementi portanti, centrali, nel quale ci sono le distribuzioni verticali sia delle persone che dei fluidi, e poi in facciata c'è semplicemente un pilastro per ogni facciata, quindi che girano in modo non simmetrico, per cui che non danno delle frontalità, un perimetro riscaldato e poi un contorno di terrazza perimetrale esterno. Questa terrazza, a dipendenza dei suoi, delle sue profondità eccetera eccetera, riesce a fare anche da protezione solare, da spazio esterno, da perimetro per pulire i vetri eccetera eccetera. Per cui queste sono un attimino le elevazioni, vediamo sempre un solaio, il pilastro, scusate, le solette, e poi la parte d'entrata che si abbassa sotto per entrare. Questo è un sistema di tende che fa tutto il perimetro. Le quattro facciate sono praticamente tutte, hanno lo stesso principio e tutte hanno in comune di non avere un asse di simmetria sulla struttura e di non avere una gerarchia tra di loro. Questa è la quarta. Poi, fatto un po' questo esercizio, chiaramente dovevamo testare che effettivamente c'era una libertà tipologica che permettesse di cambiare e spostare i servizi igienici, e qui abbiamo fatto tutta una serie, adesso non mi soffermo, di tipologie dove praticamente sulla base degli stessi elementi chi arrivava poteva scegliere se 2, 3 camere o 0 camere, se avere una tipologia orientata, quindi camere su questo fronte, soggiorno pranzo su questo, oppure avere, come in questo caso, un soggiorno in diagonale, oppure ancora delle altre possibilità, e qui vediamo che ce ne sono, adesso qui ne ho portate solo alcune, però il sistema alla fine funzionava abbastanza bene, cioè uno arrivava a dipendenza dei bisogni che aveva e si poteva poi fabbricare la tipologia che meglio preferiva. Questo solo un esempio per vedere il piano terra, per cui si scende di mezzo piano, si arriva in un portico da dove poi partono ascensore e scala, qui non vale la pena, e questa è semplicemente una delle tipologie scelte, quella dell'attico. L'inquilino, l'acquirente di questo appartamento ha scelto una cucina qui, un salone qui, la sua camera qui, una camera studio per ospiti, bagno, doppio servizio, quindi questo è semplicemente un esempio di come poi questo è stato fatto. Qui passo velocemente le immagini dall'interno, qui vediamo con le tende tirate lo spazio rimane molto chiuso, quindi con questa luce e questa privacy che viene assicurata dalla tenda, si gira un po' con sempre questa idea delle diagonali, quindi dello spazio interno che poteva rimanere aperto un po' su tutte le orientazioni del contesto, che tra l'altro è un contesto molto bello. Questo è un altro appartamento, quindi sotto, con delle scelte un po' diverse, immagini che passo velocemente perché tutti questi elementi non sono portanti, per cui potevano essere disposti secondo i bisogni. E qui vediamo un attimino un po' l'edificio con questa zona di terrazza attorno, con e senza le tende, quindi con la possibilità di chiudere o di aprire a seconda dei bisogni. Castello, piuttosto. L'edificio è estremamente semplice, c'era poi tutta un po' un'attenzione su questo elemento del parapetto, della tenda, del binario che doveva funzionare. Questa è la zona di arrivo invece sotto, sono alcune immagini dell'edificio visto da fuori. Bene, io penso che ho finito.